Su Van Golden ho preferito montare due batterie Varta 12V 100A 830 di spunto, il modello Silver, perché le Silver rispetto alle Varta blu sono un gradino superiori, infatti hanno lo spunto più alto della media. Le Varta blu hanno uno spunto di circa 6,80 o 7,30. Le Varta Silver hanno uno spunto da 830, le ho prese con uno spunto più alto proprio per agevolare l'accensione del camion. E ripeto, quando le ho acquistate, queste le ho pagate da Norauto in offerta 120 euro cada una, io invece le vendevo 3-5 anni fa circa a 90 euro cada uno, non in offerta, prezzo pieno. Quando le ho comprate da Norauto, questa qui, che è quella che viene, io la chiamo la batteria di destra del camion, era scarica, purtroppo. E io mi è venuto questo dubbio, adesso è probabile che lì abbia qualcosa che non va, o perlomeno io spero che lì abbia qualcosa che non va, altrimenti non so dove andare a sbattere la testa. Poi su Amazon ho comprato questo multimetro, marca Tesman. Avete presente? Tesman. Per la tua bellezza, mamma mia, che idiozia. L'ho pagato circa 15 euro, sembra un buon prodotto. Display retroilluminato, secondo me fondamentale. Ci dovrebbe essere anche la torcia da qualche parte. E ho comprato anche questa pinza amperometrica pagata una trentina di euro, marca Proster, con cui ho misurato un 17A di carica alle batterie col camion in moto, e poi era scesa la carica a 13A e ci sta, perché le batterie erano andate in assorbimento. Però perché si scarica? Perché poi il camion non si accende più? In questi giorni ho messo in moto il camion e stentava a partire. Quindi secondo me ci sarà o c'è qualche assorbimento o la batteria ha qualcosa che non va. Salvavita, secondo me tutti i camperisti e non solo dovrebbero averlo, questo caricabatterie della Victron Energy. Carica sia batterie AGM, batterie normali, batterie al gel, batterie al litio. Insomma è una bomba da 30 A. Ha una carica, qua la chiama normal, a 14.4 volt, carica high 14.7, poi fa la recondition e qui abbiamo l'impostazione per le batterie Lion. Durante il nostro giro d'Italia col vecchio Daily lui è stato fondamentale per quei periodi in cui non abbiamo avuto sole, ricordo Trieste, fantastica, 15 giorni di buio, cioè i pannelli non caricavano nulla. Con lui e col generatore a benzina abbiamo ricaricato le batterie. Ma non solo, anche quando siamo scesi col camion qui a Bari e si è presentato il problema della batteria scarica, ecco, lui e il generatore sono stati fondamentali. Anche l'opzione di poter dare la carica veloce, secondo me, è un plus non indifferente, perché veramente va a velocizzare e di gran lunga la carica. Chiaramente adesso io utilizzerò la carica normale, non quella plus. Quella plus la consiglio per quando siete in una situazione d'emergenza e dovete immediatamente mettere in moto. Ragazzi, Victron, questo caricabatterie costa circa 180 euro, ma è il 30A, altrimenti c'è il 10, il 15, il 20. Sono ottimi, ottimi prodotti. Per la batteria al litio, secondo me, 30A è ideale. Adesso, prima di mettere le batterie in carica, tra l'altro è automatico questo multimetro, voglio vedere la tensione, più meno, misura 11.82 volte, direi che la tensione è bassa, eh sì, è bassa. Seconda batteria 11.79 volt, ma mi sembra strano. L'applicazione mi dice che abbiamo una tensione di 13.39 volt in uscita. Voglio misurare adesso, vediamo. Il tester mi segna 13.52 volt. Quindi adesso sono le 10.55. Io ora vado a staccare del tutto la batteria, metto a caricare la seconda e voglio misurare adesso nel tempo la scarica. Quindi voglio vedere se la tensione scende sempre di più. Ok. Staccata, ora che è staccata dal caricabatterie
Il multimetro segna sempre 13,52 volt. Andiamo a mettere il caricabatterie sulla seconda batteria. E anche questa è scarica morta. Ora abbiamo un'uscita di 12,86 volt, una carica 15 ampere. Io, come vi ho mostrato ieri, l'ho impostata a 15, non voglio caricarla a 30, anche perché comunque è una batteria al piombo, va sempre caricata molto lentamente. E adesso aspettiamo che si carichi del tutto. E finalmente si è caricata anche la seconda batteria, un ciclo durato 11 ore e 6 minuti per un totale di carica di 73,6 ampere, mentre la prima batteria era 74,2 ampere. Quindi adesso non mi resta che scollegarla e misurare la scarica nel corso dei prossimi giorni. Misuriamo una tensione di 13,40 volt. Mi sto segnando sul telefono tutti i dati. Per esempio, la prima batteria, quando l'avevo scollegata dal caricabatterie, misurava 13,52 volt. Questa, la seconda, adesso 13,40 volt. Non penso che la differenza è veramente minima. È ancora troppo presto per vedere se c'è effettivamente qualche problema. Però, per esempio, poi ho misurato sempre la prima batteria dopo circa 3 ore e da 13,52 la carica era scesa, la tensione, a 13,49 volt. Voglio vedere adesso, appunto che è trascorso un giorno, quant'è effettivamente la tensione. Ieri l'ho misurata alle ore 14, adesso sono le 14.09, vabbè. Vediamo, 13,34 volt. Io speravo avesse perso più carica, che la tensione si fosse abbassata di più, ma cioè da 13,49 a 13,34 non è un granché, quindi credo che la batteria sia buona, anche se devo controllare ancora per i prossimi 2-3 giorni per stare più tranquillo, forse direi anche una settimana. Mentre sì, adesso la seconda batteria la verificherò domani. Speriamo che sia lì quella difettosa, perché altrimenti non so dove devo andare a sbattere la testa al camion. È trascorsa più di una settimana, saranno già 10 giorni da quando ho portato le batterie a casa e le ho caricate. Ho misurato la tensione in questi giorni e direi che le batterie sono perfette, perché la tensione fino a ieri era circa 12,89, cioè dopo 10 giorni non c'è stato nessun drastico calo. Altri di voi mi hanno detto: Michele, la tensione non è tutto, bisogna misurare la corrente. Allora mi sono detto: va bene, farò l'acquisto definitivo, prenderò un tester per batterie. Ho trovato su Amazon questa azienda Top Down BT200, che sì, lo so, non è un tester professionale, però all'incirca potrà darci un'idea sullo stato di salute della batteria. Ho visto delle recensioni su internet, sembra un buon prodotto, pagato 55 euro, e adesso sono curioso di vedere le batterie. Vi faccio vedere anche, ho acquistato questo nuovo tester, pagato circa 30 euro, ovviamente l'ho preso automatico perché io i tester non li so ancora utilizzare, della Hichbos. Ed è un tester, appunto, come vi dicevo, automatico. Perché ho preso questo? Perché quello che avevo preso prima della Tesmer, che tra l'altro mi hanno anche contattato qualche giorno fa per propormi una collaborazione, non gli ho risposto perché gli volevo dire: ragazzi, non c'è questa porta che serve a me, motivo per cui ho acquistato un altro tester da 10 ampere. Ho visto un video su YouTube per misurare la corrente, se ci sono delle perdite, se ci sono delle scariche di corrente. E questo ragazzo ha utilizzato la porta 10 ampere a mezzo spento, ha messo il tester sul polo negativo e vedeva appunto l'assorbimento. Allora mi sono detto: cavolo, lo voglio fare anch'io, perché è probabile che ci sia un assorbimento sul mio mezzo.
ed è ho comprato questo nuovo tester, sempre economico, perché non mi va di spendere 70 euro per i tester buoni. Poi ho comprato per 5 euro questa presa accendisigari per far funzionare la pompa. Questa è una pompa altamente economica, pagata circa 20 ampere, farà 1,5 litri a minuto e la voglio utilizzare per svuotare il serbatoio del carburante, perché come sapete l'impianto di alimentazione è ostruito. Mi avete detto che probabilmente è la cannetta col suo filtro metallico che sta nel serbatoio. Ora io per estrarre la cannetta devo per forza buttare a terra il serbatoio, perché abbiamo la cellula abitativa, quindi non riesco a tirarla tutta fuori. Ho acquistato questa pompa, così aspirerò tutto il gasolio, e ho preso anche un comune filtro diesel da auto, in modo che spero possa un minimo, ma dovrebbe farlo, perché no, andarmi a filtrare il diesel che estrarremo, perché sarà sicuramente molto sporco. Ora che ci sto pensando, però, ho dimenticato di acquistare il prefiltro, quindi speriamo che la pompa non si bruci. Pensavo fosse più piccolo. Vabbè, è tutta gomma. Allora, vediamo. Mettiamo il negativo, mettiamo il positivo e lo strumento si accende. 12.81 volt, come vi ho detto prima. Allora, qui possiamo fare test batteria, prova gomito. Dovrebbe essere una prova di avviamento. Ah no, no. Sì, questa è una prova di avviamento e questo è un test di carica. Questo è uno strumento 12 e 24 volt. Adesso vediamo test batteria. Selezioniamo batteria al piombo. Tipologia di batteria è N830 di spunto. Sta facendo l'analisi. Salute 100%. Carica 100%, 12.81 volt, 837 di spunto ha misurato. Spunto nominale 830. Batteria numero 1, perfetta. Seconda batteria, salute 97%, 818 di spunto, carica al 100%, 12.79 volt. Secondo me sono buone tutte e due. Adesso le rimonto e facciamo il test di accensione. Vediamo che cosa ci dice lo strumento magico. Allora, ragazzi, ho messo qui sul fusibile da 10 ampere e metto un cavo qua, l'altro qua. Abbiamo un consumo, è tutto spento, chiodo spento, tutto spento, di 1.4 milliampere. Oscilla tra 1.3 e 1.4, ha toccato un picco di 2 milliampere, tutto spento. Quindi, cioè, 2 milliampere non sono praticamente niente di niente. Quindi non c'è una scarica. L'ho fatto bene l'impianto elettrico, giusto? Perché in quest'altro video che ho visto su YouTube, lui disse che avere zero è praticamente impossibile. Ora cosa facciamo? Proviamo ad accendere il chiodo. Ok. Adesso voglio vedere. Accendo il chiodo in posizione 1. A quanto arriva là? Chiodo acceso. Che c'è scritto, amo? 247.0.9 246 247 mA col chiodo acceso. Ok, accendiamo per esempio le luci di posizione. Un ampere punto 2 e ci sta con le luci di posizione accese, 1 ampere. Accendiamo anche i faretti di profondità. 2 ampere punto 62. Mi era venuto il dubbio, ancora è la presa USB. Ora spengo le posizioni e i faretti e accendo la USB. 2 ampere 43 più o meno. No, quelle 242 milliampere. Quindi la presa USB non c'entra praticamente niente. 2 mA, giusto? Non sono niente. Ragazzi, io chiedo conferma a voi che siete più esperti di me.
con il chiodo acceso 242 mA. Ora, forse io ho lasciato il chiodo acceso. È probabile che io lo abbia lasciato, se i conti non mi tradiscono, 242 mA sono 0,24 ampere, che per, ipotizziamo, una settimana che non siamo venuti al camper, penso che ci potrebbe stare, no? Che porta la batteria al 50% dopo che è stato il chiodo acceso per una settimana. Bene, e questo è il primo dubbio, che ho lasciato il chiodo acceso. Ma ciò che mi sta tartassando, se io ho lasciato il chiodo acceso e non abbiamo nessuna perdita come abbiamo visto, perché dopo 8 ore di viaggio da Castellarano a Bari, il mezzo, quando si è fermato perché si era ingolfato, il mezzo non si è messo in moto? Perché è accaduto questo? Non si metteva in moto perché questa era a terra. Ora, io non ho un quadro preciso di quanto fosse carica, ma quando ho attaccato il Victron è partita con una ricarica 30 ampere, praticamente era come se fosse scarica. Lì invece aveva un assorbimento di 2 ampere, era carica. Quindi allora c'è un problema nella ricarica a questo punto, mi sta venendo questo dubbio. E adesso proviamo a mettere in moto in mezzo e misuriamo con la pinza amperometrica. Ok, l'ho impostato su ampere in corrente continua. Adesso lo avvicino, lo taro e lo inserisco e ci dice 0,009 ampere, 0,7, 0,5. Mettiamo in moto in mezzo, inquadra l'amo, vedi che cosa dice. Adesso ho acceso il chiodo, cosa dice? 0,018, oh. 16. Ok, io la provo a mettere in moto. Adesso il camion è al minimo e abbiamo qua misura una corrente di 4,81 ampere. Con il voltometro abbiamo 25,45 volt. Amo, accelera un po'. È di 28,55 volt, ma a sto punto credo che sia l'alternatore che non carica, o sono io che non so usare questo strumento. L'ho messo su ampere, corrente continua, lo taro. E leggo, guardate voi stessi. C'è chi mi dice che si mette sul polo positivo, c'è chi ha detto il polo negativo, lo mettiamo sul positivo. Esce un meno, come potete vedere, esce un meno 2. Boh. Adesso proviamo a fare il test di avviamento con il nostro fantastico Topdon, che ci misura già una tensione di 25,98 volt. Allora, facciamo il test di avviamento. Ok, bene, io metto in moto e Rossella tiene lo strumento. Mi enter, che dice? Avviare motore. C'è un tempo? Sì. Quanti secondi? 23. Vado.
Allora ragazzi, abbiamo appena effettuato il test col top down di carica e mi dava sempre 25.6 volt quando acceleravo. Ora io in cabina non ho il numero di giri, lui dice di impostarlo a 2500. Ho rifatto il test mentre stavo già accelerando e mi segna 28.6 volt. E comunque anche prima, quando appunto aveva letto 25 volt di carica, mentre sul voltometro segnava 28, mi dava carica normale. Ora io non lo so, forse sono io che sto sbagliando ad utilizzare la pinza amperometrica, cioè non so effettivamente quanto sta caricando questo alternatore, perché la pinza, come avete visto prima, segnava meno 2, meno 3, poi 5, 6. Quando feci il test l'ultima volta segnava 10 ampere. Che cosa sto sbagliando? Non lo so. Io direi... Io so solo che mi sono fatto un gavettone perché sto soffrendo tantissimo il caldo, quindi sono completamente fradicio, ma sto meglio. Credo che possiamo concludere qua questo video che ormai sta durando da 2 settimane. Se avete idee, consigli, ragazzi, è tutto molto apprezzato, è apprezzato, sappiatelo. Ora io intanto andrò avanti con gli altri lavori e cercherò di capire cosa fare. Grazie a tutti.